mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria. Gusto benessere a casa tua, ben trovati da Anna Loi. In questa puntata celebriamo l'alimento più conosciuto, nonché la parola italiana più utilizzata al mondo, pizza. Ed è un alimento universale perché piace a tutti e in tutte le ore del giorno. Certo, la pizza è figlia della genialità partenopea e a giusto titolo nel 2017 l'arte del pizzaiolo napoletano diventa patrimonio immateriale dell'umanità. Oggi ne esistono tante versioni e proposte, ma cosa rende la pizza una specialità senza eguali? Ad orientarci sarà il maestro pizzaiolo Michele Intrieri. Quante pizze realizzate a casa tua? Noi vi proponiamo la versione GB che più amiamo, firmata Scuola Italiana Pizza. È la pizza napoletana, l'unico tipo di pizza italiana riconosciuta in ambito nazionale ed europeo. Dal 2010, infatti, è ufficialmente riconosciuta come specialità tradizionale garantita dall'Unione Europea. Della napoletana e degli altri ingredienti che caratterizzano conosceremo tutti i dettagli grazie al contributo del nutrizionista Heinck e tecnologo alimentare Gianluca Tiberino. E mi brillano gli occhi, lo so, non solo perché questo è un argomento che piace tantissimo a milioni e milioni di persone nell'universo, direi è il prodotto, l'alimento internazionale più amato insieme alla pasta, e quindi io non potevo che trattare il primo collegamento, incontrare un amico, un grande stimatore, un grande professionista del comparto pizza, direi e non solo, il maestro Michele Intrieri, collegato da quel di Molino Bruno nel suo studio. Sì, è il mio laboratorio. Io dico studio perché mica così per sbaglio, perché tu li studi sempre dalla mattina alla sera e fai studiare chi viene a fare corsi, perché a pizza è una cosa seria, diciamolo. Sì, a voglia. Molto seria. E con te è vero, Michele, c'è una battaglia tra virgolette buona sempre, no? Perché le nostre battaglie sono sempre buone e giuste, contro tutti quelli che approfittano un po' di questo comparto per esagerare con il fatto di essere dei buoni pizzaiuoli, perché oggi vogliamo celebrare chiaramente in prima battuta la pizza per come è nata e quindi la pizza partenopea. E poi in generale 360 gradi, quello che tu hai da offrirci nell'arte proprio di essere un maestro pizzaiolo e quindi rappresentarci un po' quali sono le diverse varietà di tipologie che possiamo degustare. Per realizzare una pizza però degna di essere chiamata tale, di cosa abbiamo bisogno? Cosa è necessario? Vabbè, necessario innanzitutto una base di conoscenza, no? Minima, diciamo. Anche perché non siamo astronauti, voglio dire, alla fine facciamo un lavoro bellissimo, ma con elementi poveri, no? Acqua, sale, farina e lievito, quindi sono tutti elementi abbastanza poveri. E poi dopo ovviamente un po' di fantasia ci vuole pure, quindi conoscenza tecnica, materia prima, e poi sta pizzaiolo fare la differenza. Senti, ma farina, amore e fantasia, non lo so, mi ricorda qualcosa, però...
Mi ricorda qualcosa, però poi magari parleremo, entreremo meglio nel dettaglio di quelle che sono appunto le passioni e l'amore che tu nutri per questo comparto. Ne hai fatto ovviamente anche un libro che tengo tantissimo a portare all'attenzione dei nostri utenti, non solo i nostri degustatori ufficiali, li chiamo io così, i nostri telespettatori, ma anche un po' tutti quelli che si approcciano al mondo appunto dell'arte di essere un pizzaiolo, perché lo diremo poi con il nostro esperto nutrizionista, con lui vedremo anche un po' la storia della pizza, perché lui è da buon campano, sai, glielo riserviamo, no? Questo concetto, questo spazio più che altro. Però l'arte di essere dei veri e bravi pizzaioli, abbiamo detto, serve un po' di tecnica, però poi l'ingrediente principe, abbiamo detto, ottima acqua, ma la farina è una farina sicuramente che deve fare differenza. Ecco, quale? Allora, non esiste la farina perfetta, nel senso che ogni lavorazione poi ha la propria farina, no? Perché io molto spesso leggo pure sulle insegne di alcune pizzerie lievitazione 96 ore. Ecco, voglio sfatare questo mito, non esiste. Ecco. Perché dai, sfatiamo questo mito. Quella si chiama maturazione, ok? La lievitazione è un processo chimico che si esaurisce entro le 12 ore più o meno. Poi noi andiamo a rallentare mettendo in frigorifero per poterla portare il più a lungo possibile, dipende dalla farina che abbiamo di base. Ecco, tu per non sbagliare, no? Tu per non sbagliare, per fare in modo che questo concetto di base sia il più possibile esemplificativo, hai scelto di rinchiuderti col tuo laboratorio, con il tuo studio, in uno dei mulini più rappresentativi che abbiamo in Calabria, che è Mulino Bruno, che salutiamo ovviamente, così tu hai a disposizione tante di quelle farine che ti consentono di fare e di far fare poi di ottenere quei risultati diversi ai quali tu ti stai riferendo, è vero? Certo, assolutamente. Poi diciamo che la grande fortuna è quella di avere sotto casa un mulino così importante, no? Così grande, uno dei più grandi d'Italia, quello produttivo, quello di genere, tutto quanto. Abbiamo un bel laboratorio di analisi dove facciamo analisi serologiche e quindi per me è stata l'occasione, oltre di partecipare a questo progetto, è l'occasione anche di poter crescere sotto questo aspetto. Bene. Anche perché poi mi sono scoperto, tra virgolette, ignorante in alcune cose, perché poi devi confrontarsi con i mugnai, con un altro mondo, con chi lavora in laboratorio, con un altro mondo ancora, come si acquista il grano, tutte queste cose qua che purtroppo non arriva alla gente, non c'è la percezione reale del lavoro che c'è a monte prima di fare un prodotto, no? Cioè il lavoro sporco lo fanno i mugnai, diciamo, il lavoro più difficile. Noi siamo là a mettere insieme, ad assemblare, diciamo, il lavoro davvero pazzesco che c'è dietro questa cosa impercettibile, no? Questa polvere, questo poivre, che sembra insignificante, ma in realtà dietro c'è davvero tutto il lavoro, la passione, la selezione e la lavorazione di qualcosa che tu hai lì sotto vuoto quasi, perché è un contenitore ermetico. Parte tutto da quello praticamente. Questo è il grano, questo è un po' di grano. Il grano, vedi, allora guardate, lui ovviamente si butta sempre giù perché è la grandezza dei bravissimi, no? Quella di dire sempre io non conoscevo, io sono venuto qui apposta per apprendere, e in realtà appunto scoprire quali sono i passaggi che precedono poi un'arte così, che è quella di poi stendere rigorosamente con le mani questa sorta di impasto che poi può avere diverse tecniche, e voglio subito andare su questo, no? Perché io per esempio impazzisco, va bene, per la pizza napoletana, di cui poi parleremo prima, perché la regina, anche tu sei un grandissimo estimatore e promotore della vera, autentica, prima in assoluto pizza che abbiamo potuto degustare, quella che ha ovviamente riconosciuti i più grandi apprezzamenti nel mondo, super imitata, super riproposta, ma poi ce ne sono anche altre. Noi amiamo per esempio la pizza in teglia romana, e quella come la fai tu e riesci davvero a impartire tu le lezioni per fare questa pizza, fa davvero la differenza. Ci vuoi spiegare un po' quali sono le differenze? Che prodotto abbiamo quando scegliamo una tipologia piuttosto che un'altra? Allora, da cliente o da professionista? Da cliente, dai, perché il discorso lo so, ci vorrebbero 5 puntate. Diciamo che mi metto nei panni del cliente, okay? Perché pure io sono cliente. Ammazza! Allora, a me da fare piace più la pizza in teglia alla romana, perché sai, c'hai cotture più lunghe,
Quindi è come cucinare un po' su una base. Io ho sempre definito la teglia come una tela per un pittore, no? Per poter poi fare le farciture. Guarda, le immagini, aspetta, lo stanno proprio dimostrando. Queste sono le immagini delle diverse pizze che tu hai proposto in occasione dell'apertura e del lancio di un format che Calavrì con te. Approfitto per salutare gli amici, è vero? Sì, ecco, ci sono dei gusti preferiti che io ho fatto così supportare, li stai vedendo, sono sicura che convieni con me perché sono anche i tuoi preferiti, per cui dicevamo... Sì, abbiamo lo stesso gusto. Ecco, è la tua tela sulla quale poi dipingi, e poi c'è appunto anche l'impasto, mi piace molto, sì. Però stavi dicendo? Invece da utente, sinceramente, se dovessi andare a mangiare una pizza per godermela, preferirei una pizza napoletana classica, margherita magari, no? Sì. Che secondo me la cosa geniale di Raffaele Esposito, o chi prima di lui, perché Raffaele Esposito è colui che... Dopo, no? Diciamo così, ha fatto la pizza per la regina Margherita, quindi o l'ha inventata lui o meno, perché c'è anche questa piccola diatriba, ma non è importante, chiunque sia stato è... un genio assoluto, perché il pomodoro, oltre ad essere nutrizionale perfetto, ci sono proteine, carboidrati, tutto il resto, è fantastico come sapore. Secondo me, se c'è un buon pomodoro, un ottimo pomodoro, un'ottima mozzarella, un grande olio extravergine d'oliva con una base buona. Una base buona. Già. Ecco, la base buona, secondo te, da grande, poi tra l'altro anche giudice, perché sei chiamato a fare anche questo, oltre che essere un formatore di prima linea. Come possiamo definirla, possiamo definirla veramente buona, una pizza in questo caso napoletana? Come pretendi che esca fuori da quel forno? Allora, già te ne accorgi già dal colore. Quando il colore è bello uniforme, anche se c'è delle maculature, perché comunque le temperature sono molto alte, però già quando c'è un colore uniforme e non ti sa di artefatto, tra virgolette, non so come spiegartelo, sì, non è di troppo gommoso, di plasticoso, insomma. Esatto, allora già quello è un buon indice. Poi a livello di masticabilità deve essere buona, quindi al morso non devi strappare con i denti, quindi devi mordere e si deve staccare. Deve essere elastica, quindi no alla pizza napoletana. Non elastica, assolutamente. E deve, quando la mastichi, devi masticarla il meno possibile, perché così vuol dire che il lavoro è stato fatto alla perfezione. Quella maturazione lì arriva anche ad esemplificarsi poi al vostro palato. Fantastico, straordinario. Il nostro tempo purtroppo sta per concludersi. E allora io ti voglio dire questo, visto che c'è un'emergenza e tu sei davvero tra i veri amici di Identità Gusto Benessere, perché dietro di te, la tua professione, c'è un'etica che fa la differenza. Ecco perché riusciamo da anni a celebrare questo comparto insieme a te. Grazie sì. A te. Io vorrei che tu dicessi che c'è la possibilità sia per chi si volesse approcciare a questo mestiere, che è un mestiere ambitissimo non solo in Calabria, in Italia e nel mondo, che è quello dell'arte di essere pizzaiolo in questo caso, e c'è anche la possibilità per chi lo facesse di farlo meglio, perché c'è sempre da imparare, tu sei lì testimone di questo. Come fare per seguire i tuoi corsi, per avere qualche punto di miglioramento, se mai ci fosse la possibilità, o approcciare la prima volta? L'anno scorso durante la pandemia abbiamo realizzato un videocorso, quindi ci sono anche i videocorsi adesso, perché non si può spostare, è pure più economico, diciamo. Anche perché adesso sarebbe anche difficile organizzarsi con tante persone a fare i corsi, oppure i corsi classici, sono corsi base, corsi che definiamoli avanzati, ma la cosa migliore, alla fine, come ci diciamo sempre, no? E la differenza la fai tu. Nei miei corsi c'è tanta tecnica, però c'è anche tanta etica, che è una cosa diversa. Quindi cerco sempre, non do neanche ricette durante i corsi. Diciamo che sei un life coach dei pizzaioli, diciamo anche questo. Faccio arrivare a capire che la ricetta non esiste, la ricetta dipende da vari fattori, e quindi devi crearla tutta con delle linee guida, che sono delle linee guida, dei binari su cui bisogna camminare. Insomma, approcciatevi a questo mondo se avete da mantenere un'etica alta, così come il nostro maestro Intrieri insegna. Allora, io vi lascio con la copertina del tuo libro, so che ce n'è, possiamo svelarlo in anticipo, uno sì, work in progress. Però lo presenteremo in un'altra puntata di Identità Gusto Benessere. Adesso io, per celebrare te e la tua arte, proporrò una degli impasti che abbiamo realizzato nella cucina di a casa tua in qualche edizione fa, va bene?
come no, mi piacerebbe. Ci tenevo solo a dire che in questo libro che tu hai fatto vedere la copertina adesso è un libro più amatoriale, invece quello che uscirà è un vero libro, non è un solo libro, ci sono anche le ricette, ma è un vero libro, poi lo racconteremo dopo. Va bene, ok, allora abbiamo due tagli diversi, per cui uno fa prima, li prende entrambi e decide su quale orientarsi. Un abbraccio e un caro saluto Michele, a te. Buon lavoro e un saluto a tutti quanti voi, a presto. Ciao cara, un bacio a tutti. E devo dire che sono proprio tante le pizze realizzate nelle diverse edizioni da casa tua, insieme al maestro Michele Intrieri, insieme alla Scuola Italiana Pizza che lui rappresenta, e ce n'è una in particolare dedicata ad entità gusto benessere. Prima però facciamo una spesa sempre presso i nostri supermercati di fiducia, del cuore direi, i supermercati della Calabria, conte.e. E adesso vediamo quali sono gli ingredienti star presenti nella pizza di oggi, nella ricetta IGB. Olio extravergine d'oliva, ter bio dell'olearia carbone, lievito fresco o disidratato, passata di pomodoro e sale fino, noi e voi. E per realizzare la pizza romana identità gusto benessere all'italiana vi occorrono 1 kg di farina tipo pizza, 800 g di acqua fredda a 4 gradi, 25 g di sale fino, 25 g di olio extravergine d'oliva, 5 g di lievito fresco o disidratato, quanto basta di sugo di pomodoro fresco in conserva, 400 g di mozzarella fior di latte, quanto basta di basilico fresco, quanto basta di olio extravergine d'oliva. Facciamo ossigenare in planetaria la farina con il lievito per circa un minuto. Versiamo gradualmente 650 g di acqua e lasciamola incorporare e amalgamare bene alla farina, alternando prima e seconda velocità. Quando l'impasto prende corpo, aggiungiamo il sale e l'olio extravergine. Facciamo assorbire bene i due ingredienti alla massa e aggiungiamo solo infine e gradualmente la restante acqua. Ottenuto l'impasto, lo riponiamo in un contenitore leggermente oliato e lo poniamo in frigo per almeno 24-48 ore. Trascorso il tempo indicato, poniamo l'impasto su un ripiano leggermente infarinato e lo dividiamo in più pezzi, a nostro uso, formando delle pagnotte rettangolari, praticando prima qualche piega e messa in forma. Disponiamo le pagnotte in un contenitore spolverato di farina e coperchiamo. Lasciamo riposare le pagnotte fino al raddoppio del loro volume. Una volta raddoppiate, sono pronte per essere stese molto delicatamente su un cuscino di spolvero. Poniamo la base sulla pala, ultimando la messa in forma, oliamo la base e inforniamola alla massima potenza per effettuare una precottura capace poi di accogliere uno strato di pomodoro fresco. Inforniamo nuovamente e ultimiamo la cottura. Sforniamo, ultimiamo la farcitura della pizza con il fior di latte stracciato e le foglie di basilico fresco. E che pizza è questa romana? Io impazzisco per questa tipologia. Lode e gloria sempre alla pizza napoletana, di cui parleremo ampiamente dopo la pubblicità. E quindi l'avete capito bene? Sì, ci dobbiamo fermare. Ci fermiamo per un breve stacco dei consigli per gli acquisti. Acquisti identità gusto benessere, 100% calabresi delle nostre aziende di fiducia. Io mi concedo, dopo questo piatto meraviglioso, unico, alimento unico, anzi che vedremo bene nel dettaglio tra poco, la pizza o un caffè. Scegliete voi solo se dolce o amaro, purché sia Cannizzaro. A tra poco! Io ti do il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo, voglio l'amaro del capo, voglio l'amaro del capo, l'amaro del capo, spettacolare ghiacciato! I supermercati della Calabria. Scopri il nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Ti aspettiamo nei nostri showroom.
Il salumificio Callà ha pensato per voi una suprema linea di salumi italiani, prodotti con la selezione delle migliori carni di suini calabresi, come l'esclusiva mortadella, creata con una ricetta semplice, con pochi ingredienti e aromi naturali, ricca di proteine, povera in grassi e altamente digeribile. Al pistacchio speciale, con olive e indugia di Calabria. Mortadella di Calabria Callà. Puoi trovarla nelle migliori gastronomie e su carnicalla.com. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Ed allora ci siamo prontissimi a collegarci con Gianluca Tiberino. Tra l'altro lui è un esperto, io direi che è la massima istituzione NAINC per pronunciarsi rispetto appunto al comparto delle nostre amatissime pizze. Gianluca, ben trovato, identità, gusto, benessere a casa tua. Come va? Bene, grazie a te, grazie intanto mille. Tu sei un tecnologo alimentare, tra l'altro, quindi questa è una cosa che ci garantisce ancora di più, appunto, di parlare con un esperto, perché di pizze, l'abbiamo visto con il maestro Intrieri, se ne realizzano ormai di qualsiasi tipologia e in ogni dove, ma quanto è importante realizzarle con un disciplinare vero e proprio. Intanto tu sei praticamente vivi tra Napoli e Salerno, per cui sei nella patria di tutto ciò che serve per realizzare la vera e propria pizza. Dici qualcosa, dai, che solo tu puoi appunto pregiarti di comunicarci. Bene, qui io mi trovo tra Salerno e Napoli. Napoli, diciamo, la patria della pizza. Qui la pizza la mangiano tutti i giorni. Desideriamo di mangiarla tutti i giorni, a mattina, come colazione. Guarda, però, la stessa cosa la faccio io, pur non essendo proprio campana. Come deve essere una pizza oggi per essere una pizza straordinariamente buona e anche consigliata e che non faccia male mangiandola tutti i giorni? Da cosa vuoi partire? Mi vuoi dire qualche cenno di origine? Poi magari parliamo proprio del disciplinare. Sì, ok. Allora, la pizza nasce come pasta di disco, già nel Neolitico, poi gli Egizi nascono, scoprono il lievito, nasce così la prima fermentazione e nel 1535 a Napoli già da focaccia viene definita pizza. A tal punto poi vediamo che la prima pizza nel 1490 al Rua Catalana, che si trova ancora questa strada a Napoli, c'era questo Masto Nicola, che è una via dove c'erano dei bottieri che lavoravano nel ferro. Oggi c'è ancora questa strada, ci sono ancora alcuni piccoli botteghe, e faceva una pizza con strutto, lardo, pecorino e senti, pepe. Ma quindi aspettami, quindi mi stai dicendo che addirittura, ecco, perché io sapevo la storia del maestro Esposito, no? Il famoso pizzaiolo, panettiere, che realizzò le pizze per poi la regina Margherita. Ecco, quindi esisteva già addirittura. La pizza Masto Nicola deriva da Masto Nicola nel 1400 più o meno 90, che faceva questa pizza con il lardo, perché a quel tempo non esisteva ancora l'olio. Questa pizza poi è diventata, perché il basilico in napoletano si dice Vaso Nicola, lui era Masto Nicola, allora non si riesce un po' a capire perché pizza Masto Nicola, se era dal maestro da Nicola o dal basilico che era Vaso Nicola, e c'è stato tutto questa, diciamo, storpiatura, come si dice a Napoli,
E poi ricordiamo, nel 1700 arriva il pomodoro a Napoli, in Italia, nel 1800 la mozzarella, a questo punto abbiamo gli ingredienti giusti per fare la pizza margherita. Nel 1889 Raffaele Esposito prepara queste, le tre pizze, la pizza Mastro Nicola, la pizza la marinara e la margherita per il tricolore alla regina. E a quel punto poi chi vince tra tutte e tre? La margherita, e la margherita per onore alla diciamo regina, era anche appunto quella un po' più completa, quella meno povera, quella che poteva avvicinarsi già ad un ceto un po' più abbiente, visto che nasce proprio la nostra amatissima pizza per soddisfare chiaramente la popolazione meno abbiente. E come tutti gli alimenti oggi preziosissimi, non solo da un punto di vista nutrizionale ma dal punto di vista del gusto, sono sempre quelli che nascono per i poveri, fondamentalmente, diciamo la verità. Sì, sicuramente. Poi, infatti, inizialmente la pizza era mangiata da poco, dai poveri, e poi piano piano anche i grandi, i ricchi, iniziano a degustare, a capire che la pizza è un prodotto completo nutrizionalmente, e oggi possiamo dire che la pizza, fatta in un certo modo, è un alimento funzionale. Parliamo di nutraceutica, sicuramente è l'alimento funzionale per eccellenza, il pomodoro ricco di licopene e di antiossidanti. Se viene cotto, ancora di più il licopene viene estratto, in presenza di olio, perché essendo il licopene una sostanza lipofila, con l'olio viene estratto di più e noi assorbiamo di più il licopene. Il licopene è un antiossidante, soprattutto ci protegge dal tumore della prostata, nei maschi, per dire, molto molto. E giusto anche poi andare a scegliere delle farine fatte in un certo modo, farine non troppo raffinate, però su questo poi parlerei anche sulla cottura, e non so successivamente. Sì, assolutamente, guarda, allora ascolta, il focus che stai facendo sugli ingredienti, insomma, di base, l'extravergine d'oliva, il pomodoro, per scandire un po', no, quali sono le caratteristiche funzionali dei singoli ingredienti, che poi fanno sì che il concerto, praticamente il prodotto finale, sia un prodotto, come dici tu, funzionale, quindi alleato della nostra dieta quotidiana. È chiaro che poi dobbiamo sempre mantenerci in movimento, dobbiamo essere attivi per potercela concedere, però in linea di massima ci stai dando una notizia, no, stai diciamo affermando un concetto straordinariamente interessante che ci fa davvero felici, ci rende felici. Andiamo invece a quello che è l'arte appunto dell'essere pizzaiuoli, perché è così che si dice, è vero? Sì, il 7 dicembre 2017 ci fu proprio l'UNESCO definì l'arte dei pizzaioli patrimonio culturale, e poi precedentemente nel 2010 ricordiamo la dieta mediterranea, ancora anche patrimonio culturale dell'umanità. Sì, l'arte dei pizzaioli, molti fanno questo errore che definiscono la pizza come patrimonio culturale. Sai cosa accade, Gianluca? È come quando definiscono un ristorante il cuoco stellato, invece lo è il ristorante. E allora è più o meno lo stesso concetto. Magari si prende una stella Michelin perché c'è un'ottima cantina, un'ottima proposta di piatti, ma poi voglio dire, sullo chef bisognerebbe magari anche fare qualche nota. Detto questo, quindi, è proprio l'arte del realizzare questo patrimonio che abbiamo dell'umanità, intangibile, chiaro, e quindi immateriale, e quindi andiamo a quella che è la fase più importante. Abbiamo già visto con il maestro Intrieri sia dell'arte della lavorazione delle diverse pizze, perché con lui abbiamo sforato anche un po' il concetto di pizza napoletana, perché abbiamo visto che poi tante altre, insomma, se ne sono realizzate di tecniche che piacciono anche parecchio, ma nell'impasto è lì che probabilmente, e nella cottura finale è lì che probabilmente poi si snocciolano le diverse accezioni. Sbaglio? Sì, sicuramente. Allora, la pizza poi sarà anche definita, insieme alla mozzarella, sarà certificata dal MIPAF come STG, specialità tradizionale garantita, dove andiamo a garantire e a specificare, cioè una specialità, almeno 30 anni di storia, che la ricetta deve essere fatta in quel modo, gli ingredienti devono essere fatti in quel modo, in quella regione, in territorio preciso, diciamo, area geografica, in quel territorio preciso, benissimo. E diciamo che partiamo dalla farina, deve essere una farina, nel disciplinare c'è anche che forza di farina deve essere, cioè una farina che deve avere un contenuto di proteine, la quantità di lievito, la quantità di sale, la quantità di acqua, e come devono essere poi messe, diciamo, la sequenza all'interno. L'importante è che il sale e il lievito, se metto prima il lievito, il sale lo metto dopo, se metto prima il sale, il lievito lo metto dopo, perché il sale potrebbe poi dar... Quindi diciamo, confermi appieno tutto ciò che abbiamo già ovviamente sentito con il maestro Intrieri. La maturazione, quindi, dai, dici tu da un punto di vista nutrizionale. Sì.
La lievitazione sono i lieviti. Questo possiamo utilizzare diverse tipologie di lieviti, cioè un lievito di birra, il lievito di birra fresco, quello secco, oppure oggi possiamo utilizzare il lievito madre, la bica, il pulice, cioè l'importante è avere una lievitazione lunga, perché gli zuccheri sono di meno, sono stati consumati appunto dai lieviti, e avendo meno zuccheri nella cottura, quella reazione di Maillard, che se ricordiamo la doratura, la giusta doratura, ci permette di avere meno zuccheri, e il processo della formazione di acrilammide, ricordiamo una sostanza cancerogena che l'EFSA, l'autorità europea sulla sicurezza alimentare, ci ha detto di stare calmi nell'introduzione durante una giornata. Quindi conteniamo il barbecue, conteniamo le bruciature, ecco. Per questo è importante una giusta cottura, 60-90 secondi all'interno di un fuoco con una cottura a legno, dove troviamo una temperatura di 400 gradi, ma la pizza stranamente esce più o meno in media sui 70 gradi. Dorata e non bruciata, cotta, ben sollevata, insomma, lì anche l'arte appunto di sfornare una pizza degna di essere consumata, e soprattutto che tenga testa poi agli ingredienti di estrema qualità che abbiamo detto sono anche poi quelli dell'STG, quasi tutti a denominazione, cioè sono tutti a denominazione, il pomodoro, la mozzarella. Sì, se immaginiamo una pizza STG, una mozzarella DOP campana di bufala, un pomodoro San Marzano DOP, un olio extravergine di oliva DOP di Sorrento, e a quel punto abbiamo fatto una pizza. Esattamente, allora il nostro basilico che non manca mai, freschissimo, che praticamente rappresenta l'aromatica per definizione, no, del nostro Mediterraneo. Gianluca, io... Guarda, vorrei concludere con te, appunto, vorrei sfruttare, farmi passare il termine, la parte di tecnologo. E come dobbiamo fare per fare in modo che questo prodotto possa essere un prodotto salubre e consumato nel migliore dei modi? Questo è il primo street food che nasce nel mondo, quindi nasceva su strada, veniva consumato, e ancora oggi per le strade di Napoli e qualcosa anche a Salerno, insomma, viene somministrato in questi fogli di carta. Ma come dobbiamo mangiarla la pizza per essere praticamente sicuri di avere una grande digeribilità, di potercela godere appieno? Allora, io direi sicuramente è un prodotto street food, possiamo concederci qualche volta di prenderla, di chiuderla a portafoglio, perché la pizza poi STG è quella che è sottile in mezzo, proprio perché deve invece il cornicione un po' più alto, proprio perché si deve piegare, ecco, l'effetto a portafoglio. Però sicuramente seduti, perché è importante l'aspetto nutrizionale anche di stare seduti, della convivialità, di sapere cosa sto mangiando, di degustare. Molte volte c'è questa problematica che noi mangiamo troppo velocemente e non andiamo neanche a degustare i prodotti, gli odori, l'olfatto. Allenare, lo dobbiamo anche allietare. Concludiamo con abbinamento pizza con vino, abbinamento pizza con birra, siamo aperti da questo punto di vista? Sì, benissimo, la pizza con la birra sicuramente può andare bene, la pizza con un vino, un bel spumante, anche un frizzante, un vino che stimoli un po' anche la digestione, se vogliamo, no? E che possa appunto dare un po' di effervescenza già a questi sensi che sono stati praticamente tutti quanti colmati da questi sapori infiniti, semplici e direi di altissima qualità. Gianluca, io ti ringrazio tantissimo per questo preziosissimo contributo. Grazie davvero. Io con te direi che toccherei un altro argomento, andando naturalmente a valorizzare la tua provenienza, il fatto che provieni da una regione in cui ovviamente la pizza tiene testa a tutti, e anche il comparto dolciario, quindi due argomenti davvero molto molto interessanti. Come fare per metterci in contatto con te? Allora, c'è anche il mio sito gianlucatiberino.it, dove troverete tutto, anche nella fase, nell'area didattica troverete tutti le mie diciamo le tue dispense, perché tutti, diciamo, gli ecco le tue dispense, perché sei anche un docente, quindi grazie, complimenti per la tua professione, e naturalmente ringrazio l'Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina. Sì. Salutiamo il presidente Antonio Galatà. Assolutamente sì, lui ci tiene sempre tutti quanti in riga, tutti quanti sull'attenti, perché quando si parla di cibo e di nutrizione è davvero probabilmente la cosa più importante, l'argomento più importante al quale prestare davvero tantissima attenzione, ed è questo, il futuro.
la parola magica che dice il nostro presidente è salutare. Pasticceria, salutare. Cucina, salutare. È una cosa eccezionale. Una sola è proprio parola così. Allora, sul salutare, noi ci salutiamo. Gianluca, grazie mille. Ritorna alle tue attività e noi ti aspettiamo. Identità, gusto, benessere prestissimo. Grazie. Grazie mille, arrivederci. E ci siamo, dai, direi che possiamo concludere. Abbiamo fatto davvero un excursus molto molto ricco, degno di un prodotto, di un alimento così autentico e celebrativo dell'italianità, della gastronomia italiana nel mondo, così celebre, tanto celebre che non posso che concludere con un'altra celebrità italiana nel comparto dei distillati o comunque della liquoristica, il più famoso, il più venduto ed ecco forse per questo il più gradito amaro al mondo, che è l'amaro del capo. Gustatelo ghiacciato perché così è spettacolare. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto prestissimo, magari domani. Un saluto e ricordatevi che l'identità, il gusto e il benessere sono sempre a casa tua. A presto! Sul versante ionico regino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. Se cerchi l'identità, scopri la nostra pasta. Se cerchi il gusto, provala nelle tue ricette, con pesce, carne, ortaggi o semplicemente ammullicata. Se cerchi il benessere, scegli la struncatura. La nostra pasta, nei formati tradizionali, speciali e aromatizzati, la puoi trovare nei migliori supermercati e gastronomie e online su pastificiogioia.it. Tutti noi rincorriamo la felicità quando basterebbe solo un po' di gioia. Pastificio Gioia. Identità, gusto, benessere. A casa tua. Con te, i supermercati della Calabria. Io ho toccato il mondo.